facendo questo tirocinio da circa 3 mesi e mezzo e mi trovo bene. Vabbè, un po' di tutto, cioè sul lavoro impari di più che a scuola perché è tutta pratica qua e impari la maggior parte delle cose le si imparano qua. I freni, tagliandi, o aiuto nel fare le distribuzioni, aiuto a fare le guarnizioni a testa e un po' di tutto. Vabbè, mi sta insegnando, cioè le cose che mi insegnano più che altro è il Marco, il capo officina, e il Fiorenzo, l'altro operaio. Tutte le cose che non ho fatto a scuola, che magari le ho studiate, però in pratica non le so fare, me le insegnano loro, oppure guardo loro e poi me le fanno fare. Soddisfazione è finire, aver fatto le cose giuste e finirle giuste anche in tempo e che vadano bene. Ciao. Fatto Pedrengo, pizzeria, Ghiotta Pizzeria. Mi sono trovato bene, ho imparato molte cose, soprattutto far sulla pizza, che è quello che voglio fare io, pizzaiolo. Non tantissime difficoltà, perché mi hanno spiegato quello che si doveva fare benissimo, che io capivo subito al volo quello che dovevo fare. Andare a casa e fare su la pizza fatta da me, proprio completa, dall'inizio alla fine. Penso che la cosa più importante che ho imparato in questo tirocinio sia il fatto di collaborare con gli altri e imparare un po' com'è il mondo del lavoro. Quindi a convivere, a stare con gli altri e a portare rispetto ai superiori, così appunto come credo che sia nel mondo del lavoro vero, ecco. Ho imparato anche a dare il meglio che potevo anche quando ero stanco, ad esempio. E poi anche un'altra fatica è stata ad esempio anche quella dell'alzarsi presto la mattina, ad esempio, per andare appunto a lavorare, arrivare in orario. Per la nostra azienda è sicuramente importante un'esperienza di tirocinio di giovani, soprattutto i giovani che non hanno mai avuto svolto un'attività lavorativa. Per vari motivi, innanzitutto sicuramente per la persona, perché il mondo del lavoro è sicuramente molto diverso rispetto all'attività giovanile di studio o di diciamo attività in genere, perché il lavoro comporta il rispetto dei collaboratori, apprendere i metodi di lavoro che sono una lezione di vita, nel senso che l'ambiente di lavoro insegna a rapportarsi con gli altri, a comprendere gli obiettivi che ha l'azienda, quindi un suo superiore, un suo referente, che gli insegna cosa deve fare. Lisa sicuramente si è avvertito subito che era una ragazza neofita nell'ambito del lavoro, perché
aveva bisogno di poterle precisare meglio alcune procedure, alcuni metodi di lavoro. Però nel decorso dell'attività si sono visti i risultati positivi e possiamo tranquillamente dire che è stata sicuramente una soddisfazione anche a livello personale, perché la persona si è dimostrata molto sensibile all'insegnamento dato e anche all'apprendimento che ha dimostrato di aver raggiunto.